Si è tenuta oggi a mezzogiorno a Napoli in piazza del Plebiscito la cerimonia ufficiale del 4 novembre alla presenza delle autorità civili e militari. Dopo la solenne cerimonia dell'alza bandiera e la lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, sono state consegnate le benemerenze concesse dal Capo dello Stato a 18 cittadini della provincia, tra loro anche 3 isolani militari dell'Arma dei Carabinieri. Il sottufficiale foriano Giuseppe Maresca ha ricevuto il titolo di cavaliere, così come il maresciallo capo casamicciolese Domenico Romano. Al luogotenente ischitano Salvatore Soriente, invece, è andato il titolo di ufficiale. A rappresentare i sindaci dell'isola d'Ischia, il primo cittadino di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino. Per noi che abbiamo responsabilità amministrativa nei comuni, e quindi questo è il momento di far sentire la vicinanza e soprattutto di ringraziarli. I carabinieri sull'isola, come anche in altre parti, svolgono un ruolo fondamentale. Sicuramente sì, come ripeto, loro sono, come le altre forze dell'ordine, fondamentali per garantire la sicurezza, garantire diritti ad ogni cittadino, e sono di grande aiuto a chi ha la responsabilità amministrativa, come in questo caso noi che abbiamo la responsabilità amministrativa, tra l'altro a Casamicciola in un momento di grande difficoltà. Sappiamo quanta carne a cuocere c'è per assicurare sicurezza la ricostruzione, far tornare alla normalità i nostri cittadini. Ecco, senza il loro ausilio, la loro collaborazione, la loro stretta vicinanza sarebbe un'impresa ardua. È una festa importante, è la festa delle forze armate, è la festa della Repubblica, è la festa della Repubblica nelle forze armate, ma è anche la festa in cui noi dobbiamo avere ben presente che questo significa avere grande rispetto della legalità, della nostra Costituzione, dei valori costituzionali. Io credo che oggi sia qui intervenuta l'intera comunità della città di Napoli e i loro rappresentanti e della città metropolitana. Ed è un bel momento in cui si respira davvero un'aria di unità.